Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi, Car to Service in solo per Play e per Xbox. Requisiti per questo glitch: dobbiamo avere ragazzi il bunker, l'auto officina con all'interno il veicolo da cui prendere le modifiche ragazzi, e l'auto del civile pronta sul ponte regà. A questo punto dovremo inserire tra i preferiti questa attività, che per Xbox è quella di McCook, la trovate nelle gare ragazzi, per Play non lo so, quando l'aggiungete guardate come si chiama e che tipo di attività sia. Quindi a questo punto, quando abbiamo lo spawn al bunker, quindi partiamo da dentro il bunker, usciamo fuori dal bunker ragazzi, e una volta che siamo fuori dal bunker semplicemente ci teletrasportiamo all'autofficina. Se siete di Xbox vi lascio in descrizione il video con tutte le attività più comode per il teleport. Quindi avviamo l'attività, partecipiamo su Anawak, accettiamo il primo messaggio, rifiutiamo il secondo messaggio e così ci teletrasportiamo ragazzi. Se non avete la possibilità di teletrasportarvi, potete andare anche con un veicolo che non sia personale. A questo punto, una volta arrivati, entriamo dentro l'autofficina ragazzi. Premetto, se qualcuno ha problemi con Anawak può usare un amico che sta in mira differente ragazzi, quindi dite al vostro amico di andare in storia a cambiare la mira e mettersi in mira manuale, di andare in una sessione solo a inviti, così può fare da Anawak ragazzi. Quindi una volta che siamo all'interno dell'autofficina scegliamo il veicolo da cui prendere le modifiche. Una volta che abbiamo scelto il veicolo ci saliamo sopra ragazzi, schiacciamo freccia destra per modificarlo, e una volta che siamo nella selezione delle modifiche andremo a fare una qualsiasi modifica, non è importante quale, l'importante è che ne fate semplicemente una. Io farò una modifica ai freni che costa poco. A questo punto, una volta fatta la modifica ragazzi, usciamo e torniamo a posto. A questo punto ragazzi dovremo fare comparire l'attività, perché questa attività è buggata e quindi all'interno dell'autofficina non la vediamo. Cosa dobbiamo fare per farla comparire? Facciamo menu di pausa, touchpad ragazzi, andiamo su online, attività, avvia attività preferite ragazzi, e andiamo a cercare la nostra attività. Per Xbox è Auto Merge by McCook. Cosa dobbiamo fare ragazzi? Dovremmo avviare questa attività, quindi cliccare una volta, ci darà l'allerta, e subito dopo che abbiamo accettato l'allerta dovremmo partecipare su Anawak. Se qualcuno ha problemi con Anawak ragazzi, userà un amico in mira differente, ve l'ho spiegato qualche secondo fa. Quindi ragazzi, avvio l'attività, accetto l'allerta, apro il menu, partecipo su Anawak ragazzi. A questo punto, nella prima allerta stiamo 5 secondi fermi ragazzi, è fondamentale. Una volta che siamo stati 5 secondi fermi sull'allerta, accettiamo anche il secondo messaggio. Se non aspettate ragazzi, succederà questo, che spawnate fuori. Quindi regà, se succede questo dovete riandare al bunker. Una volta al bunker potete ritornare ragazzi dentro l'autofficina. Ho notato che anche se usiamo veicoli personali ragazzi non succede niente, ma io eviterei. Comunque sia, una volta ragazzi di nuovo dall'autofficina, ve lo rispiego, entriamo all'interno. Una volta che siamo all'interno ragazzi, scegliamo il veicolo da cui prendere le modifiche, ci facciamo una modifica ragazzi. Una volta che ci abbiamo fatto la modifica lo mettiamo a posto. A questo punto ci avviciniamo ragazzi in questa posizione, e una volta che siamo qua dovremmo far comparire l'attività. Quindi cosa facciamo? Andiamo su online, avvia attività preferite ragazzi, andiamo sulla nostra attività merge, in questo caso quella di McCook, la avvio ragazzi, accetto l'allerta. Appena accetterò l'allerta andrò ad aprire il menu e partecipo su Anawak. Mi raccomando qua, quando arriva la prima allerta dovete stare 5 secondi fermi su questa allerta. Dopo che sono passati 5 secondi potremo accettare questa allerta e rifiutare la seconda.
E a questo punto, ragazzi, sbadabam, avremmo l'attività buggata. Non vi allontanate, ragazzi, perché se vi allontanate si sbagga, quindi si leva e dovete rifare questo glitch con l'attività per farla ricomparire. Quindi cercate la posizione finché non trovate questo rumorino fastidioso, questo doppio beep beep. E a questo punto, regà, spammate freccia destra e sbadabam, avremmo moddato il veicolo, ragazzi. Veramente facile e veloce, e in solo se abbiamo Anawak, se no, regà, in due se non abbiamo la possibilità di usare Anawak. Per salvarlo semplicemente lo comprate in un qualsiasi slot, ragazzi, oppure fate entrare un vostro amico che lo compra lui. Semplice, facile e veloce. Vi faccio vedere adesso se volete continuare a moddare come fare. Risaliamo su un'altra macchina, ragazzi, schiacciamo freccia destra, una volta nel menu delle modifiche andremo a farci una modifica qualsiasi, tipo i freni. Una volta che abbiamo fatto la modifica, ragazzi, torniamo a posto. Una volta che siamo a posto scendiamo dal veicolo, ci avviciniamo vicino alla macchina del civile, ragazzi, e dobbiamo aprire il menu di pausa, andare a startare l'attività, ragazzi, quella buggata che avete aggiunto tramite il social club. Una volta che l'avete avviata dovete partecipare su qualcuno in mira differente. A questo punto dovete star fermi 5 secondi sul primo messaggio, dopodiché rifiutate il secondo. Vi mettete in questo punto dove sentite 300.000 volte il beep beep e spammate freccia destra. E a questo punto sbadabam, regà, avremmo moddato anche questo veicolo. Quindi, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video, aiutatemi a far crescere questo canale e iscrivetevi su Twitch, raga. Bella, alla prossima!